presentazione importante, quella di In che mondo viviamo. A Roma è la seconda volta che viene presentata un'opera importante dell'autore Pierpaolo Segneri. Siamo in compagnia di Maria Francesca Gagliardi, che oggi, come la volta scorsa, rappresenta per noi la casa editrice L'Erudita. Allora, Maria Francesca, come è venuto il contatto con l'autore e la conoscenza di un romanzo che già viaggiava sul web? Allora, attraverso una conoscenza comune in realtà, quindi l'abbiamo già detto anche la volta scorsa, appunto attraverso un'amica della casa editrice, un'amica dell'Erudita, è arrivato a noi. In realtà io ho ricevuto una chiamata direttamente da Pierpaolo e poi mi ha incuriosito il fenomeno, anche perché io conosco, insomma, per la mia esperienza editoriale ho lavorato per altri grandi marchi editoriali, dei libri, delle pubblicazioni nate proprio dal web, che hanno avuto prima una vita attraverso i social, attraverso il web. Questo è molto importante perché in realtà delinea già un interesse di pubblico, non un primo impatto col pubblico. E quindi appunto Pierpaolo mi ha illustrato il testo, ho letto parte del testo, abbiamo approfondito il tutto ed effettivamente c'erano tutti gli elementi per poterlo pubblicare con questo nuovo marchio editoriale, che in realtà vuole fare proprio questo: lanciare ordienti autori emergenti, scoprire nuove voci e portarle al pubblico per poi magari farle volare ancora più in alto. Sono interessata a capire come è avvenuto il passaggio, la mutazione, no? Proprio quasi come quando qualche elemento del mondo faunistico muta la pelle, cambia la pelle, no? Dal web al cartaceo. Naturalmente so che avete intanto messo mano alla copertina e adesso ce la racconta, e poi c'è da svelare al nostro pubblico di videoascoltatori la novità assoluta del capitolo 22, totalmente inedito. Quindi sviluppiamo questi due piani, la copertina e il capitolo 22. Sì, naturalmente c'era, come in ogni testo, da rimettere le mani, il giusto. Ovviamente c'è stato un lavoro redazionale e poi questa scoperta del capitolo 22, che era appunto una rivelazione, un'anticipazione che Pierpaolo aveva già fatto sui social ai suoi lettori in maniera anticipatamente, e siccome tutti aspettavano e attendevano il testo in formato cartaceo, perché che se ne dica, ancora i lettori sono molto legati alla carta e all'oggetto, vogliono avere un oggetto tra le mani, quindi desideravano, bramavano questo testo in formato cartaceo, noi gliel'abbiamo donato con questa sorpresa in più, quindi con questo disvelamento, che poi insomma ne parlerà l'autore ovviamente in maniera più approfondita, certo. Però è ciò che va a svelare tutte le anticipazioni e tutta la prima parte del testo. La copertina è stato un lavoro molto interessante, devo dire, perché grazie a Pierpaolo abbiamo conosciuto Matteo Vaporidis, un giovane ragazzo in realtà che aveva studiato con, appunto Pierpaolo è un insegnante, quindi era stato il suo professore, e si è dilettato, ci ha presentato questa prima immagine alla quale noi abbiamo lavorato insieme, poi no? Gli abbiamo dato in realtà neanche dei suggerimenti, devo dire questo ragazzo un gran talento, perché ho dato un paio di linee generali e lui ha fatto le modifiche in maniera perfetta, quindi devo dire sono molto contenta di aver conosciuto Matteo e di aver scoperto quest'altro grande talento, quindi insomma è un gran regalo questo libro, è una continua scoperta anche per noi, sì. Maria Francesca, un'ultima cosa, e so che lei non può essere di parte perché la scuderia di autori è vasta, però non dico quali sono le qualità del Segneri rispetto agli altri, però in che cosa è diverso Segneri dagli altri del gruppo L'Erudita, quelli che avete proposto e promosso sino ad oggi? Ma devo dire, la meraviglia di questo mestiere è proprio perché che ogni voce è unica, quindi noi pubblichiamo diversi autori ogni mese, ma in realtà sì, lo spettacolo di questo mestiere è probabilmente anche il motivo per cui io lo faccio ormai da diversi anni, è quello di ritrovare delle impronte autentiche, mai uguali a un'altra, quindi le qualità di Pierpaolo nella scrittura e come persona sono molteplici e sono sicuramente uniche rispetto, ma non solo rispetto agli autori Erudita, rispetto a un panorama di autori in generale, perché ringraziando il cielo, ecco, l'autenticità soprattutto in chi comincia, secondo me, e l'impronta proprio personale è ancora più evidente, quindi sì, insomma, fa la differenza perché
È vero, è autentico, quindi, ma chiudiamo come... solo con una nota di servizio che invece è molto utile, peraltro, dove troviamo il libro. Se non lo dovessimo trovare in libreria, possiamo comunque accedere al suo acquisto attraverso? Allora, attraverso il nostro sito, che in realtà ha l'accesso diretto a IBS, in realtà il libro è disponibile su Amazon e IBS e in molte librerie fiduciarie su Roma e in tutta Italia. Lavoriamo con distribuzione diretta, quindi le librerie vengono rifornite direttamente da noi. Benissimo, in attesa ufficiale della presentazione, per ora è tutto, tra poco andremo a conoscere il protagonista e anche qualcosa in più, ci sono delle sorprese.